Oggi è uno dei grandi giorni per Volkswagen perché finalmente possiamo vedere quello che sarà praticamente una versione semi definitiva di quella che è la ID2, che in questo caso si chiama ID2 All, perché naturalmente 2 All, come dire, per tutti, 2 All, bla bla bla. Però questo è molto interessante perché si tratta della prima elettrica Volkswagen che verrà commercializzata con un prezzo di listino sotto i 25.000 euro. Questo è l'obiettivo di questa macchina, che poi sarà la ID2. Ne esisteranno poi due in realtà versioni, una così berlinata, insomma, nel senso a guida bassa, e l'altra invece più crossoverizzata, quindi un po' rialzata, ma nel complesso sempre con questo stile, perché Volkswagen dice che questa non è una vera e propria show car. Lei verrà presentata nel 2025 in termini di lancio sul mercato proprio di produzione vera e propria. Cerco di far vedere anche il posteriore, vedete c'è un bel po' di gente, ma cerco di far vedere anche il posteriore, vedete che il family feeling di Volkswagen è sempre presente e si definisce bene, soprattutto all'anteriore. Qui dietro invece è un pochino più rivoluzionario, con un fanale che ha un gruppo ottico unito da una linea cost to cost a grandezza intera, che ingloba anche il logo, tra l'altro illuminato di rosso, vedete laggiù. Ma in generale abbiamo anche un frontale invece che rimane più diciamo legato a quello che può essere un family feeling Volkswagen più chiaro, vedete, con questi fanali qui davanti uniti da una fascia interna. Cercherò di farvelo vedere con delle coperture ad occhio, ma comunque avete intravisto che è interessante. Si tratta della prima macchina basata su piattaforma MEB evoluta con trazione anteriore, quindi non è più a posteriore come è sempre stato, ma è a trazione anteriore. Il motore elettrico è integrato nell'asse anteriore, a disposizione 166 kW, è una batteria di cui non ci è dato sapere in questo caso della show car a quanto ammonti in termini di capacità, ma sappiamo che l'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è di 450 km, quindi paragonabile, se vogliamo, a quello che offre ad esempio la Volkswagen ID3. La Volkswagen ID3 nella versione da 58 kWh offre 450 km circa di autonomia, quindi siamo sugli stessi livelli, pur essendo però una macchina con più potenza, perché ha più potenza della ID3 anche, se vogliamo, di certe versioni. E abbiamo un 10-80 in termini di ricarica massima in corrente continua sotto i 20 minuti. Cioè, questo è un altro obiettivo di Volkswagen, cioè tenere la ricarica 10-80 sui 20 minuti per un'autonomia intorno ai 450 km WLTP e soprattutto il prezzo, che deve essere come obiettivo al di sotto dei 25.000 euro. Macchina che vedremo nel 2025, quindi Volkswagen ricorda che questa non è una show car e basta, serve per anticipare quello che sarà il design, ma sottolinea che non si tratta di una show car vera e proprio, perché questa versione di serie verrà presentata nel 2025, prodotta poi nella fabbrica di Martorell in Spagna, dove verranno prodotte poi tutte le piccole Volkswagen basate su piattaforma MEB. Avremo una di queste, avremo la versione crossover, avremo ad esempio anche le controparti, ad esempio Cupra, avremo anche le controparti eventualmente delle altre piccole del gruppo Volkswagen, probabilmente anche qualche Skoda, quindi ne vedremo delle belle. Ma questa sarà la prima, veramente la primogenita di questa nuova piattaforma, che in realtà conosciamo già in quanto MEB modulare, ma che farà da apripista per le versioni a trazione anteriore. Considerate che siamo su una lunghezza di circa 4 metri praticamente netti, per un passo di 2,60 m, quindi siamo perfettamente nelle dimensioni della Golf. Siamo perfettamente nelle dimensioni della Polo in termini di dimensioni esterne, eppure lo spazio interno è paragonabile a quello di una Golf moderna endotermica, perché naturalmente essendo elettrica può giocare meglio con gli spazi e quindi con dimensioni da Polo offrire lo spazio di una Golf. Il bagagliaio infatti, non posso aprire niente naturalmente, ma il bagagliaio infatti risulta essere di 490 litri di capacità, che abbattendo i sedili possono arrivare a 1330 litri. Ma di questi 490 litri, considerate che in realtà 440 sono di bagagliaio e 50 circa sono di un vano chiudibile con chiave sotto al vano, sotto al divanetto posteriore, chiudibile con la chiavetta, e quindi si aggiunge a quello che può essere una sorta di frank, se vogliamo, che anziché essere all'anteriore si trova lì sotto i sedili. L'interno anche qui non posso farvelo vedere direttamente perché non posso aprire la macchina. Da qua però si intravede che naturalmente non è un interno definitivo, vedete che c'è questa paratia che copre, e là davanti si intravede l'interno di una normalissima Polo, perché si tratta di, in questo senso, invece show car. Gli interni ve li faccio intravedere qua da questa immagine, saranno poi più o meno fatti in questo modo in termini di disegno. Vedete che ci sono uno schermo grande da 13 pollici al centro, uno schermo sempre di grandi dimensioni come cockpit invece qua da circa 11 pollici, abbiamo anche una riduzione dei tasti fisici in generale, ma che rimangono ad esempio per quelle che funzioni qui
sotto lo schermo, c'è ancora una rotella, un rotore vero e proprio bello fisico, quindi rimangono dei rotori fisici, qualcosa di cui vantarsi, perché Volkswagen ci tiene, e lo sottolinea tanto anche nel comunicato stampa, ci tiene a sottolineare questa attenzione agli input che sono i più frequenti, a renderli non solo touch ma a renderli fisici, una di quelle cose a cui faranno attenzione. Ma soprattutto mi allontano un po' dalla folla, così almeno possiamo fare un piccolo ragionamento. Questa è una macchina che potenzialmente sarà molto interessante, perché parliamo, come vi dicevo, della prima MB a trazione anteriore, che offre nelle dimensioni di una Polo, quindi comodissima per città e comunque dotata di grande autonomia, perché 450 km vuole tipi dichiarati che non sono realistici al 100%, ma sono comunque abbastanza affidabili, e all'interno di dimensioni di Polo riesce a fornire lo spazio di Golf, quindi segmento C, diciamo, pur avendo dimensioni da B, e sotto i 25.000 euro di prezzo, quindi diventando finalmente un'auto veramente popolare, perché anche qui abbiamo il prezzo paragonabile a quello di una Polo. Questo è il ragionamento da fare di contorno, quindi sicuramente potrà essere molto interessante, perché questo è ciò che ci aspetta in termini di novità Volkswagen, che vorrebbe tornare a essere un brand piacevole, un brand che non ha mai sacrificato la linea, anzi, però vuole mantenere un certo feminine feeling, sì, ma vuole anche cercare di riavvicinarsi a quello che è il popolo, per, naturalmente con mezzi e veicoli che siano accessibili e abbordabili, che però non sacrificano mai in termini di tecnologia, perché ad esempio in questo caso qui avremo sempre di serie gli ADAS di livello massimo possibile, e avremo sempre comunque la massima tecnologia anche in termini di evoluzione, come ricarica, come autonomia, batterie, motori, eccetera eccetera eccetera. Quindi sicuramente molto interessante, sarà finalmente un ritorno al popolare, ma tutto ciò che serve, quindi ci sta, e non resta quindi che aspettare il 2025 per vederla arrivare effettivamente in commercio con il prezzo, come vi dicevo, ve lo ripeto, sotto i 25.000 euro, perché questo è l'obiettivo. Questa è la macchina, so che non è facile vederla perché c'è veramente una marea di gente, ma mi piace, perché vuol dire che attira l'attenzione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate comunque della ED2 All, cioè ED2 per tutti, sarebbe il ragionamento del nome, ma quella che sarà la ID2 tecnicamente nel gergo volgare. E fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video, sempre qui su Automoto. Ciao ciao!